Missing someone, love with all your mind. Missing someone. Abbiamo deciso di fare una cucina etica, secondo la nostra etica, quindi non vuole essere la cucina modaiola, non vuole essere fitoterapica, bla bla bla, vuole essere una cucina che si basa sulla materia, su pochi principi, su pochi elementi messi bene in un piatto, non per forza in maniera bella, perché ci ha stufato pure questo. Vogliamo un po' divertire, vogliamo cambiare quando ce va di cambiare, vogliamo essere abbastanza filo anarchici fino a dove il mercato ce lo permette. Non vogliamo fare una cucina d'hotel pur stando dentro un hotel. Ormai si è creato un ambiente a Roma abbastanza divertente tra le nuove generazioni di cuochi. Insomma, l'idea comune dovrebbe essere quella poi alla fine, da qua boh, forse un milione d'anni, di educare il cliente medio a mangiare in maniera corretta, a spendere il giusto, a divertirsi, e quindi tutto questo è diventato poi appunto la scelta dei caffè, la scelta dei fornitori, la scelta delle materie prime, la scelta del legno, del ferro, di chi collabora con noi, è diventato tutto un filone. La cucina è diventata un po' una moda, no? Un po' si parla tanto di cucina. Una volta far cuoco sembrava quasi che come se esci di galera, il primo lavoro che trovi è fare il cuoco. Poi c'è stato un percorso di riabilitazione e trasformazione, e poi adesso sono tutti cuochi. E quindi pure il più scemo dei blogger che ha fatto la frittata a casa parla di cucina, parla in maniera inconsapevole, usa l'avocado perché fa figo, però non ti chiedi mai da dove viene l'avocado, quanto costa la produzione, chi sfrutti, come funziona il trasporto, quanto inquini, perché paghi così tanto un prodotto. Però fa figo, l'avocado è figo il mango, è figa la papaya, è figo la vongola artica, è figo tutto, e poi non è figo niente perché desertifichi le zone, disboschi, spacchi, inquini, distruggi, sfrutti, che per me è la cosa peggiore del mondo, perché poi ogni tanto esce il boom, esce oddio il pomodoro, 50 morti, caporalato, incidenti, sfruttamento del lavoro. Però si sa che se tu paghi un chilo di pomodori 1,50 euro, cioè, c'è un bug di fondo, cioè a un certo punto nella catena c'è qualcuno che è per forza sottopagato. Se tu vai al discount e paghi una lattina di pomodoro da un chilo 39 centesimi, cioè c'è una falla nella catena, perché qualcuno e più di qualcuno ha comprato a sottocosto, e tanto alla fine lo sfruttato è sempre l'ultimo, e non è accettabile, perché è pomodoro, cioè nel senso non c'è niente che giustifichi il fatto di pagare poco e far morire qualcuno.